bene, intanto voglio ricordare che sono in compagnia dei colonne portanti di Cosmo Radio Taurasi, la bella e brava Giovanna, e poi accanto a lui c'è, accanto a lui sì, accanto a lei c'è Frank Rick, e purtroppo abbiamo anche il presidente, no, c'è anche il presidente Davide Iannuzzo. Intanto si popola la piscina con palloni, canottini, con questi giovanissimi che si stanno divertendo un mondo sotto lo stretto controllo dei responsabili della piscina. Vediamo tutto bello tranquillo, ma si divertono. Intanto vogliamo ricordare che un gruppo di ragazzi stava giocando a tombola. Come va, ragazzi, là in fondo? Tutto bene? Benissimo. Qualcuno ha fatto la tombola? Chi è che ha fatto la tombola? Ne manca uno da quella parte. Senti, è stata colpa tua, il 25 hai detto dicembre dobbiamo toglierlo, e invece loro dice, allora se togliamo dicembre, si sono spaventati, dice perché mi tolgono dicembre, e io la tombola la gioco ad agosto. Va bene, intanto mi dicono che andiamo abbastanza bene, ogni tanto salterella la linea, ma però non si può dirlo, diciamo lo stesso. Me lo fai passare? Io intanto, sì. Big, volevo fare un saluto doveroso, l'abbiamo fatto comunque stamattina, però vogliamo ringraziare il bagnino Manuel. Che da stamattina, quel signore muscoloso, tutto sì, bronzato, sì, eh? Quindi stai attento come parli, sennò... Ecco, io sto bello tranquillo. Dov'è Manuel? Manuel, dove stava Manuel? L'ho visto sta prima, lavorando. Stava lavorando, ma dove sta? Vabbè, l'ho perso, giro. Stava di qua, salutiamo il bel Manuel. Gli facciamo dare un ciao in diretta da Manuel. Sì, dai, sì, sì, sì. Ciao Manuel. Ciao Manuel. E poi salutiamo un po' di amici, sono arrivati anche dei messaggi, sì, ma fra un po', fra quando poco riattiveremo il tutto, visto che ci siamo, ma siamo già on air di nuovo, siamo già on air con la linea. Vogliamo ricordare che questa sera presso Grotta Minarda, provincia di Avellino, quindi a 12 chilometri da Ariano Irpino, se volete Ariano e dintorni come Vitange, c'è il festival inserito nel festone dei 4 giorni di Grotta Minarda, c'è il festival degli artisti di strada. Ti piacciono, Giovanna, gli artisti? Certo. Piacciono tanti. Poi salutiamo uno dei master organizer di questo evento per quanto riguarda gli artisti, che è l'amico Vanni Moscarito. Vanni. Salutiamo Vanni con un abbraccio. Stasera vedrete delle cose bellissime. Portate i vostri bimbi a Grotta Minarda, è molto molto bello. Arrivati a questo punto, non avevamo scelto la canzone, l'abbiamo scelta. Sì. King of Convenience, Miss Red, che bella sta canzone. La voglio dedicare, sapete a chi? È Giovanna. La dedico a te, dolce e cara e soave come te. Che vai in campagna. Made a difference, but we're standing in difference.
eyes up to me now. Should I take that risk or just smile? What do you know? Hit up again. What do you know? Cosmoradio Taurasi, la tua radio. Cosmoradio Taurasi, la tua radio. Sì, 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 Cosmoradio Taurasi, intanto stavamo lì a confabulare con Giovanna e Frank Rick, intanto ci ha lasciati, grazie a Dio, finalmente, Davide Annuzzo, no, è andato perché voglio ricordare a tutti voi, siamo a Grotta di Narva, intanto da questa parte io vado a curiosare, se no mi buttano fuori a calci, i ragazzi stanno preparando un compleanno, non è il mio, non è quello, è il tuo compleanno, Frank? No, non è il tuo compleanno, nemmeno il tuo. E siccome c'è il mio amico Enrico che sta preparando, siamo qui in diretta, un compleanno, Enrico, cosa è un buon compleanno? Due, Alice e Carmela, sono già di là. Quindi possiamo interagire con Alice e Carmela, intanto ringraziamo loro. Stanno vicino alla piccola piscina che fra un po' ci sarà una bella festa organizzata dai nostri amici. Va bene, verremo anche noi a mangiare un pezzo di torta, ce lo lasciate un pezzo di torta ragazzi, almeno a me, gli altri speaker non li pensate, ma almeno a me. Mica. Va bene, allora Frank Rick, Giovanna che dicevi, qualcosa? Beh, io sono la tua spalla, non lo merito anche io un pezzettino di... No vabbè, diciamo, allora facciamo un pezzo per uno, non fa male a nessuno. Vabbè, va Rick, facciamo che tu il pezzo lo cedi a me, perché sei un gentiluomo. Vedi? Io sono pure un gentiluomo, tu sei di una furbo. Certo, sono furba. Vabbè, ti darò il mio pezzo di torta. Io mangio quello di Ricca. Ricca, okay. Siccome è un gentiluomo, sì. Cede il suo pezzo di torta a me. Quindi c'è un doppio compleanno qui presso la tartaruga. Senti, ma non c'era un messaggio? Siamo riusciti a... Sì, lo leggiamo fra poco perché abbiamo qualche problema tecnico, sì, con Taurasi, sì. E quindi stiamo ripristinando un attimo il collegamento perché ci sono arrivati dei messaggi appunto da Taurasi, quindi è doveroso comunque farli ascoltare anche a loro. Assolutamente, quindi fra un po' ascolteremo anche loro. Intanto la musica continua, 1969, Giovanna non c'era, io ero appena arrivato. Il brano è fantastico, portato in auge anche dai nostri cugini di Radio DJ, il brano in questione è del muratore gallese, pensate, lui faceva il muratore, parliamo del grande Tom Jones, è diventato uno dei cantanti più famosi al mondo con oltre 300 milioni di dischi venduti. Il brano in questione, che è diventato una specie di tormentone negli anni e nel tempo, è It's Not Unusual. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not
unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh. Eh sì, era Tom Jones, It's Not Unusual. Intanto vado dalle ragazze che giocavano a tombola. Chi è che ha fatto tombola? Tu hai fatto tombola, quanto hai vinto? Niente. Comunque, sei la campionessa della tombola d'agosto qui ad Ariano Irpino. Com'è il tuo nome? Sofia. Via, sta contando dei soldi, dice che non ha vinto nulla, però ti vedo contare dei soldi. Da dove escono questi soldi? Da casa. Ah, diciamolo bene, se le portate da casa. Pensavo facesse business, perché io vi conosco che voi fate business, le due sisters, quindi li conosco bene. Va bene, allora Giovanna, eravamo rimasti alla stanchezza dopo il summertime. Due ce l'hai dette, la pressione e l'altra? Pressione bassa, perdita di liquidi e di sali minerali. La terza? Qual è? È voglia di lavorare nulla. No. Qual è? Lo iodio. Cosa fa lo iodio? Ti odio o lo iodio? Lo iodio. Ti odio se non mi dai il pezzo di torta. ti odio. E lo iodio da dove arriva? Mare. Sale, mare. C'è una concentrazione di questo, diciamo, elemento chimico. Che cosa fa? Va a stimolare quindi il nostro metabolismo. E ci induce quindi una sensazione di fame maggiore. Mi sembra che sono andato dal mio medico quando parlo con te. Ha problemi di iodio, prima cos'era? L'altro è il potassio e tutto. Potassio e magnesio. E magnesio, insomma. Come siamo messi? Frank Ricca come è messo a iodio? C'ha una faccia da iodio lui, però. No, sembra che la tiroide funzioni bene. Ah, funziona bene. Infatti, le persone che hanno problemi con la tiroide cosa fanno? Il consigliato è proprio andare al mare perché aumenta. Al mare. Ho capito. Si stimola, diciamo, il proprio metabolismo. Intanto ci riprendono, loro riprendono noi riprendiamo loro. Ma quando parlavamo del bagnino, era lui? Com'è il nome? Sì, Manuel. Manuel, ci fai un saluto in diretta? Dai, Manuel. E siamo nella diretta nella diretta. Diretta nella diretta, sa anche lui, si sta cimentando in queste riprese qui, presto. La piscina La Tartaruga, questo club fantastico immerso nel verdo alle pendici di Ariano Irpino. Mi sento un po' come un poeta questa sera. Salutiamo Big, scusami, a questo punto anche il diciamo colui che gestisce questa bellissima struttura, che è Filippo. Quindi, ciao Filippo. Grazie Filippo di averci ospitato. Sta al bar in questo momento, sta a Laura. Filippo lavora, mica come noi. Infatti, capito. Infatti, quindi grazie ancora di averci ospitato. Bene, il messaggio ancora non è arrivato dei nostri amici da Taurasi, ancora... però arriverà. Ma dovevamo salutare pure qualcuno, no, mi pare? Sì, ripeto, abbiamo ancora qualche problemino tecnico. Però dovevamo salutare due persone, a prescindere dalla telefonata. Chi era? No, sono di Taurasi, quindi comunque... Ah, quindi aspettano il collegamento. Sì, aspettiamo un attimo il collegamento. Oggi la 3 dà un po' qualche problemino. Noi quei tre, siamo noi tre, la 3, esatto. La 3. Quelli della 3. Quelli della 3. Vorrei mandare un messaggio a quelli della 3. Ma non si può dire a quest'ora nel pomeriggio che la 3 ci crea qualche problema. Però... 3 cambia gestore. 3 cambia gestore. 3 passa Wind. Non è vero, siamo cattivi. Continuiamo con la musica. Il brano in questione non mi ricordo più. Lisa Stansfield. Pensate che Lisa Stansfield negli anni 75, il suo sogno, sapete qual era? È di riuscire a cantare una canzone con Barry White. Pensate un po', ma questa è la versione con Barry White, non me la ricordo. Intanto il brano è bellissimo, All Around the World. I don't know where my baby is, but I'll find him, somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. Baby.
gonna fly and heal. We had a quarrel and I let myself go. I said so many things, things he didn't know. And I was so, oh, so bad. I don't think he's coming back. He gave the reason, the reasons he should go. And he said things he hadn't said before. And he was so, oh, so mad. And I don't think he's coming back. Coming back. I did too much lying, wasted too much time. Now I'm here and crying. So sad. I don't think he's coming back. Coming back. I did too much lying, wasted too much time. Now I'm here and crying. Been around the world and I can't find my baby. Find him. Ooh, been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby, but I'm gonna find. All Around the World con la fantastica voce di Lisa Stansfield, però c'era l'amico Nino che ci aveva chiesto un brano e mi inviti a nozze, perché quando parliamo del One and All, il maestro di Galveston, 200 milioni di dischi venduti, 1974 arrivò in discoteca con questo brano che è fantastico, dedicato a Nino, a tutti quelli che amavano quel tipo di sound. Mister, vuoi dire qualcosa, Giovanna? Io? Sì, sì, lo iodio ha stimolato la mia, il mio metabolismo e adesso ho fame. Però adesso c'è un problema, fame. Qua non c'è lo iodio, se non siamo al mare. Non siamo al mare. Quindi mi hai interrotto la presentazione di Barry White per il tuo iodio. Va bene? Signori e signori, Mr. Barry White, 1974, con un brano celeberrimo, Can't Get Enough of Your Love, Baby. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love.
doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough for you. It's just not enough. Oh, oh, man. Oh, man. My darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why. Get enough of your love, babe. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name, just what you got to do with, darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why. I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need and more than I can stand. Oh, well, baby. How can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feel every time you're here. I feel a change, something moving. I scream your name. What you got to do with, darling, I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Baby, it didn't take all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Sì, era Can't Get Enough of Your Love, Baby, dedicato al mio amico Nino, che è qui a rilassarsi un attimino presso la tartaruga, qui è questo club di Ariano Irpino. Intanto c'è un drone, si dice così, che ci sovrasta e ci guarda. Cerchiamo di fare un ciao ai nostri amici, chissà ci riprenderanno. Giovanna, come va? Come butta? Lo iodio? No, l'ho dovuto far andare via. Lo iodio va via. Eh sì, perché stamattina non ho superato la prova costume, perciò. Ai ai ai, ma non fa nulla, sei fantastica, noi ti vogliamo bene per quel che sei. Sei schiantosa, dicono.
Big, sì. Non è un caso se sto qua a fare radio, Perché? Altrimenti andavo a fare la televisione. Ma non è vero, la televisione è più falsa della radio. Intanto devo salutare. Sì, scusami Big, scusami, sì, perché in questo momento ci hanno confermato che è tutto ripristinato a Taurasi, quindi siamo anche in streaming di nuovo a Taurasi, finalmente. Viva 3 allora, viva 3. Vogliamo salutare i nostri amici? Sì, allora salutiamo perché ci hanno mandato un bel messaggio WhatsApp, anche vocale, semmai dopo lo facciamo ascoltare. Va bene. Però salutiamo di cuore il nostro amico, il che grande musicista, Antonio Sarno, che salutiamo di cuore. Ciao Antonio, bello Big, te sei fatto. Come mi sono bagnato la fatto. Terga. Ti sei fatta la... ok, addosso. Salutiamo anche i piccoli Jacopo e Elena che ci mandano un bel messaggio. Un saluto a tutto lo staff di Cosmo Radio Taurasi. Vi vogliamo bene, Jacopo e grazie, Elena. Grazie ragazzi di Taurasi, un saluto a tutti voi. Devo salutare Carla che probabilmente ha problemi di vista perché ha detto Cosmo Radio siete fighi. Grazie. Grazie, ti vogliamo grazie. Bene per grazie, questa bugia, grazie. Ti si allungherà il naso. Invece fino... Giovanna è... No. È la star d'eccezione, ieri sera c'era... Se noi siamo fighi... Giovanna... E oggi sto io qua. Giovanna è figo, figo al femminile. Vabbè, okay. Non lo diciamo perché potremmo io andare... valgo per due. Andare a sbattere in cose un po' più erotiche, non possiamo fare. Intanto io mi sono bagnato le terga perché mi sono seduto come un deficiente sul trampolino, vabbè, ma mi rinfresca un po'. Dicevamo, caro Frank... Sì. Che siamo qui presso la tartaruga e ci stiamo divertendo un mondo. La gente si diverte, gioca, è pieno di bambini, è pieno di gente che continua a divertirsi malgrado noi, perché noi comunque diamo una punta di fastidio. E allora, visto che più tardi, hot stuff, questo hot stuff io lo voglio mettere su perché parliamo degli anni 70, più tardi, grazie all'ausilio di Frank Rick e Giovanna, si ballerà un poco, quindi se i ragazzi vogliono ballare un po', insomma... Nei limiti del consentito faremo uno spaccato, una mezz'ora e 50 minuti di musica, giusto? Sì, faremo un po' di dance moderna quindi sì, cercheremo sì. di far ballare un po', anzi cerchiamo di trascinare un po' di gente qui avanti la console, diciamo così, la radio, e quindi cercheremo un po' di sì, infatti un po' di musica. Intanto Big, scusami ancora, saluto ancora il nostro amico Antonio che ci dice ci fate emozionare. Wow, ma che bello Antonio, fantastico, ti facciamo emozionare, questo ci fa molto piacere. Va bene, allora dicevamo, parlavamo di musica dance, la regina Giovanna, vediamo se si è preparata. Se non si è preparata, guarda che stavolta Big, già te l'ho detto, una volta sola mi ti butto in piscina. Chi era la regina degli anni 70? Oltre a Gloria Gaynor con I Will Survive, che ha venduto tanti dischi, lei è di origine tedesca, si chiamava Sommer, non Donna ti posso... Summer. E l'ha detto. Il brano in questione di questa donna che cercava di qualcosa di forte, bello, caldo, prima in classifica nel 1978-79, Mrs. Donna Summer, Hot Stuff. We'll be right back.
ok? E intanto, mentre Donna Summer tira fuori il suo WhatsApp, io con i bambini sono insieme al nostro amico, al nostro occhio che ci segue qui dalla tartaruga. Questo drone fantastico sta facendo delle riprese che poi rivedremo. Ringraziamo il driver. WhatsApp! Sì, sì, era Hot Stuff, intanto c'è il drone, sono i bambini che si divertono, sono dei palloni giganti al centro della piscina e si divertono. Ragazzi, vi state divertendo lì? Tutto bene? Vi divertite? Tu, ti stai divertendo? Sì. Come ti chiami? E tu invece? Pier Francesco. Pier Francesco ed Enrico Maria si stanno facendo il bagno, hanno bagnato pure Big e ne aveva bisogno perché comincia a far caldo. Chi vogliamo salutare, Frank? Allora, Big, sempre da Taurasi, sì. Arrivano bellissimi messaggi. Viva Taurasi! Allora, vogliamo fare gli auguri, anche se è stasera dalla mezzanotte in poi, un caloroso augurio di buon compleanno all'amica Erika di Taurasi. Che invita tutti a Taurasi al suo locale, non possiamo dire purtroppo il locale, invitiamo tutti ad Erika Taurasi a festeggiare il suo compleanno. Noi della tartaruga arriviamo in massa, siamo 1500, quindi Erika, esatto. Preparati. Quindi, e poi volevamo salutare di cuore veramente, perché se lo meritano tutto lo staff della piscina Atlantide di Taurasi, con dell'impegno che stanno mettendo, il grande Filippo sta qua, il gran Daniello, il bagnino Pasqualino. Okay? Pasqualino, Agnello. Grazie amici. Grazie ragazzi, Dio vi benedica. Allora noi intanto, io intanto sto prendendo un caffè, Giovanna tu che prendi? Iodio? Iodio puro, cosa prendi Giovanna? Grappa. Scusami. Grappa. La grappa. Ricca, mi raccomando, mi reggi un po' la Giovanna, perché è cominciato con la grappa il pomeriggio, non so come andremo a finire stasera. Vabbè, tanto guida Ricca. Dovevi vedere stamattina. Ah sì, avete cominciato presto. Sai i russi? Ah, fate la cosa il caffè alla corretto. Russa. Alla russa, intanto mi diverto con i bambini, ce ne sono tanti oggi qui alla tartaruga, e noi, alla stregua di quel sound che avevamo cercato di propinarvi più non mi viene più ragazzi, il caffè che è troppo buono, quindi parlavamo degli anni 70 con Gloria Gaynor. 1970 c'era un signore con un gruppo, lui aveva un nome strano, Mungo Jerry, tirò fuori questa canzone che di tanto in tanto negli anni, pensate dal 70 fino ad ora, continua ad esistere, milioni di copie vendute, fece il giro del mondo e lo fa ancora. E parla d'estate, quindi Mungo Jerry in the summertime. You can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a town or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I fat people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. Our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah we're happy, da da da, dee da da dee da 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 da, da 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 da, alright alright alright, da 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 da. Summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. Which is really
picture she's nice. Bring your friends and my logo in the town. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return to 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I get people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee. Da 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 da, yeah, we're happy. Da da da, da 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 da. Sì, 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 intanto ci arrivano messaggi un po'. Si sono svegliati i nostri amici, finalmente, è passata la siesta. Il momento per da peone, quelli che dormono sotto, sì, il sombrero, e adesso qualcuno comincia. Ci hanno chiamato anche da Foggia, poi magari, sì, lo, sì, leggiamo il messaggio. Però ci hanno mandato anche da, ancora da Taurasi. Taurasi, da, Taurasi, sì. Taurasi si è svegliato di colpo. Sì. Cosa accade a Taurasi? Allora, volevamo salutare ancora, a parte di tutti gli amici di Taurasi che sono a bordo piscina Atlantide. Allora, volevamo fare un saluto all'amico Gaetano Nanna. Detto così, Gaetano, Gaetano Nanna. Nanna. Ciao Nanna. Vabbè, salutiamo Gaetano, il nostro Nanna. Gaetano che ci segue. E intanto vogliamo ricordare che fra poco ci sarà un doppio compleanno qui. Poi, sì. Poi magari andiamo a disturbare se riusciamo, se siamo ancora. Ci intrufoliamo. Ci intrufoliamo, il pezzo di torta. Sì. Il mio lo do a Giovanna, il tuo lo dai a me e tu. Ma chi se lo mangia questo pezzo di torta? Va bene, vogliamo continuare alla stregua di questo Revival Time. Qualcuno mi ha chiesto perché non ci metti una bella canzone degli anni 70-80 italiana. Eh beh, canzoni degli anni 70-80 italiane ce ne sono tantissime, però mi è venuto in mente, qualche sera fa sono andato a fare una serata con un cantante che tu ricorderai, caro Frank Ricca, benché tu sia giovanissimo, lui si chiamava, anzi si chiama ancora, Alan Sorrenti. Ma lo ricordate? Giovanna, ti ricordi Alan Sorrenti? Non fare figure, Giovanna. Solo di sentito dire. Ma come? Sentito dire Alan Sorrenti? Io se chiedo a questi signori, conoscete Alan Sorrenti? Io penso che lo conoscono tutti, a parte i bambini. L'amico Nino conosce Alan Sorrenti. Nino, perdonami, siamo in diretta, ma tu Alan Sorrenti te lo ricordi? Sì, è un grande artista sicuramente. Vedete? La gente se lo ricorda Alan Sorrenti come se lo ricorda Big Wave e Frank Ricca, mentre Giovanna si ricorda solo Carmelo Zappulla. Big, ma io ho 5 anni. E 5 anni, vabbè. Come posso ricordarmi di un 5 tizio? Anni, 5 anni fa. Va bene. Una canzone molto bella di Alan Sorrenti che parla di notte, di stelle, di estate, sicuramente è questa che ascolterete fra un attimo, Figli delle Stelle, dedicata a tutti voi che fate il bagno in piscina qui presso la Tartaruga. Accende quando sono in te, quando tu sei in me, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Stanotte figli delle stelle.
faccia, io non ti scorderò, dovunque tu sarai, dovunque io sarò. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Possiamo riparlare, vero, Frank Ricco? Parliamo sulla canzone mentre Giovanna sta messaggiando. Ma chi mi sa? Mi presento messaggi, sono curioso, come un giro della Napoli. È tipo un miratore. Io sono una stella internazionale. Parliamo di stelle, parliamo di compleanni. Compleanni, oltre a Veronica, la stella della radio, abbiamo un compleanno da festeggiare oggi, proprio qui presso la Tartaruga. C'è la giovanissima Veronica, non diciamo l'età, si può dire, non lo diciamo. Però lei, a lei piace tanto, grazie a una sua amica, il grande Luciano Ligabue. Sì, e adesso fra poco la mettiamo, Big. Una canzone bella, non la mettiamo subito? No, perché c'è perché? Sempre Taurasi che veramente si sta svegliando, Taurasi. Big. È qualcosa di eccezionale, però fa piacere, fa piacere. Dai, stamattina dimmi. Hanno dormito, devo dire la verità. Si sono svegliati oggi, allora vogliamo salutare, lo faccio per primo, se no mi quando non torno a casa, Big, ancora la mia Mary, un bacio alla mia Mary. Ciao Maria. Se no alla fine non torno a casa, se no non torno a casa, Big, che devo fare? Messaggi subliminali, lo so, devo sfruttare la radio anche per questo. Poi volevamo salutare gli amici Lello, Monica e Michela che ci ascoltano da Taurasi su una bordo piscina. Ciao amici. Ciao, un abbraccio a voi. Se l'acqua è fresca anche lì, come ce la facciamo andare un po', dai. Va bene. Allora, quindi parlavamo, lo possiamo fare adesso, di Veronica. Parlavamo di Veronica, oggi è il suo compleanno, è una ragazza splendida, quei capelli ricci che corrono sulle sue spalle, che meraviglia, una ragazza splendida, e ha scelto un brano del grande Ligabue. Ne abbiamo scelto uno, non abbiamo trovato, diciamo la verità, non abbiamo trovato quello che voleva l'amica Veronica, però ne abbiamo scelto un altro, Veronica, che ti piacerà. Intanto da Cosmo Radio tutto e chiaramente tutti gli amici qui della piscina, la Tartaruga, tanti. Tanti auguri per Veronica, piccola stella senza cielo. Cosa ci fai in mezzo a tutta questa gente? Sei tu che vuoi, ma in fin dei conti non ti frega niente, tanti ti cercano, spiazzati da una luce senza futuro, altri si allungano, vorrebbero tenerti nel loro buio, ti brucerai, piccola stella. Senza cielo ti mostrerai, ci incanteremo mentre scoppi in volo, ti scioglierai dietro una scia, un soffio, un velo, ti staccherai perché ti tiene su soltanto un filo, sai. Tieniti su, le altre stelle son disposte, solo che tu a volte credi non ti basti, forse capiterà che ti si chiuderanno gli occhi ancora, o soltanto sarà una parentesi di una mezz'ora, ti brucerai, piccola stella senza cielo, ti mostrerai, ci incanteremo mentre scoppi in volo, ti scioglierai.
sia un soffio, un vero. Ti staccherai perché ti tiene su soltanto un filo, sai. Questo brano vogliamo di ricordarlo, è tutto per Ferrari che è il suo compleanno. Tanti auguri. Ti brucerai, piccola stella senza cielo, ti mostrerai, ci incanteremo mentre scoppi in volo, ti scioglie sia un soffio, un velo, ti staccherai perché ti tiene su soltanto un filo. Intanto Veronica balla sul tavolino, l'ho vista poc'anzi e intanto mi sono beccato il bacio da Veronica. L'applauso per Veronica! C'è un paese intero che festeggia Veronica, è il suo compleanno, beata lei. Cosa? Io sono gelosa. No, lo so, ma Veronica potrebbe essere la mia nipotina, ha tre volte meno gli anni di me, pensa okay, un po', quindi vabbè, allora non possiamo dire gli anni di Veronica, aspettando l'altro doppio compleanno, sempre qui presso la tartaruga, ma Taurasi non si fa sentire adesso, non c'è Taurasi. No, dico che c'è qualche richiesta, c'è qualche saluto. No, per adesso no, ah, però vedi? Big. Adesso attesa... che ti aspettavo. Lo so, l'abbiamo fatto, però in attesa dei nominativi che diciamo forse sono arrivati, no, ancora. Senti, no. Ma quell'amica di Foggia, esatto, leggiamola siamo... così, dai. Sì, la leggiamo. Non abbiamo capito chi sei, però ti vogliamo bene da Foggia. Ok, allora, un saluto al grande Big. Ma no, al grande e noi. A tutto lo staff di Cosmo Radio Taurasi. Siete grandi e ricordatevi sempre Forza Foggia. Forza Foggia, Forza Foggia. Va bene, Giovanna, perché mi guardi così dietro gli occhiali scuri? Perché mi guardi così? Sei rimasta male con Veronica. Sì. Veronica sempre è, una, per la è serie. Una signorina avvenente, sicuramente non guarderebbe mai un rudere come Big Wave. Sono stato io che mi sono avventato su di lei e le ho rapito un bacio. Pensa un po'. Mannaggia. Pensa un po', ha detto. Lei si è fatto il segno della croce. Ed è andata via. È andata via, sì. Francesco. Bing, intanto a Taurasi ci mandano ecco. Anche degli sfottò. Pure? Perché? Perché ci arrivano delle foto con amici con la birra e dicono alla faccia vostra. Ah. Ma noi abbiamo la fontana di birra. Guarda qua. Che noi andiamo a lì vicino allo spillatore. Sì. E li facciamo neri, solo che dobbiamo condurre un pseudo programma radiofonico. Non so se potremo farlo. Però salutiamo gli amici simpatici di Taurasi. Adesso, visto che parlavamo di musica italiana, c'è una canzone della... per un po' è stata la tigre della canzone italiana, lo possiamo dire, la grande Loredana Bertè. Che gelato stai mangiando? Che gusto, Cioccolato? E l'altro cos'è? Vaniglia. Ecco, cioccolato e vaniglia il nostro amico. Ce lo possiamo amico. Mangiare tutto noi? Volevo rubargli il gelato, ma se n'è squagliata perché ha detto questa è una faccia poco raccomandabile e se n'è andato col cioccolato e vaniglia. Parlavamo di Loredana Bertè, ti piace la Bertè, Giovanna? Certo. Giovanna? Sì, mi piace molto. La Bertè ha un'anima rock. Tu che mangi l'anguria, gelato anguria, che meraviglia. Me ne date un po'. Io sto cercando di mendicare un po' di gelato, ma passano dritti sti ragazzi. Mi dai un po' di gelato? No. Me lo devo comprare. È stato molto chiaro. È stato molto chiaro, mi devo comprare il gelato, ma hanno ragione. All'Ai e me lo Annuzzo compra Giovanna. Ti ha risposto alla Annuzzo proprio. Sì. Ecco, lo devi comprare da te, ha detto, va bene. Prendi e porta a casa, Big Wave. Adesso vengo a rubarvi il gelato, datemi il gelato. Scappate! Vabbè, siamo arrivati al livello della colonia con i bambini, però è molto bello. Allora, Loredana Bertè, tiro fuori una canzone a metà degli anni 70. Care signore, loro sono troppo giovani, non se lo possono ricordare, però la canzone è bellissima, si chiama In alto mare e io la voglio dedicare a voi. Posso? In alto mare per le nostre amiche qui presso la tartaruga d'Ariano Irpino.
così, perché noi viviamo qui, tra rumori di una via, tra pillotti, farmacia, figli dell'ideologia, e non possiamo starci in alto mare. E intanto io sono diventato il ladro di gelati per antonomasia. Avete sentito lo spot dei bambini? Voi non avete sentito Ciao Cosmo Radio, voi non sentite nulla. Eravate distratti. Sì, stavo confabulando con la Giovanna. Giovanna, quando, dove c'è Giovanna si confabula. Ma sì, com'è? Sì, sì. È una massone. Ciccio! Yes. Stavamo parlando un po', stavamo un po' parlando delle esterne di Cosmo Radio Taurasi. Senti, ma vuoi dire Ciao Cosmo Radio? Dillo, dai, uno, due, tre. Ciao Cosmo Radio. Mi ha buttato anche un po' di gelato sul microfono. Ciao Cosmo Radio, me l'ha detto, però insomma è fantastico. Va bene, sì. Allora, parlavamo di musica, parlavamo sì. di saluti. Non dobbiamo salutare nessuno. Sono finiti per adesso. Sono finiti, si sono calmati a Taurasi. Sono calmati. Allora, andiamo avanti con la musica. C'era un gruppo, non parliamo di 2000 anni fa. Vi ricordate Tropicana? Chi erano loro? Sì, gruppo italiano, adesso non mi veniva in mente. E cantava mentre la TV diceva. Mentre la TV cantava. Prendila con te. È Tropicana. Non la mettiamo più allora. Tropicana, forza! Sopra un'isola suonava Blue Gardenia, un'orchestrina jazz, l'acqua ribolliva lentamente adesso, l'esplosione poi, dolce, dolce, una bronzatura atomica, tra la musica, dolce, dolce, tutto andava giù. Mentre la TV cantava, bevila perché è Tropicana, yeah.
di San José. Radio Cuba urlava fuori da un caffè. La lava incandescente cremava gli hula hoop. L'uragano travolgeva i bungalow. Noi stavamo lì. Dimmi, dimmi, non ti senti come al cinema? Bella sta canzone, vero? E la prossima lo sarà ancora di più. Lo so, c'è arrivata una richiesta, intanto sto con i miei amici. Ciao ragazzi, venite qua così presentiamo questo disco insieme, va bene? Mi dici come ti chiami? Pierfrancesco. Pierfrancesco, e tu invece come ti chiami? Gianandrea. Gianandrea, e tu? Enrico Maria. Avete tutti doppio nome, allora Gianandrea, Pierfrancesco ed Enrico Maria. Io mi chiamo Big Wave, quindi anch'io ci sono all'interno di questa cosa. Va bene, andiamo avanti con la musica. C'è un brano che ci è stato richiesto da un anonimo, il brano è dell'immenso, purtroppo non è più tra noi, Rino Gaetano. E questo brano lo dedichiamo a tutti quelli che la pensano un po' come noi, siamo un po' sempre fuori dal coro. Rino Gaetano ci presenta e vi presenta Gianna. Thank you.
Ed era lui, il grande, immenso Rino Gaetano. Ti piace Rino Gaetano, Giovanna? Rino Gaetano, il cuore un po' di tutti, dai 10 ai 100 anni, tutti quanti amano il grande Rino. Va bene, sempre Cosmo Radio Taurasi, sempre qui presso il club La Tartaruga, The Turtle, che bello, Turtle, yes. Ti piace oppure Tartaruga? Ti piace più Turtle o Tartaruga? Già. Tartaruga. Tartaruga, Uga la Tartaruga. Va bene, caro Frank, ti stai divertendo anche tu? Yes, sì. Quindi sono arrivati i nomi dei ragazzi di Foggia. Sì, sì, i ragazzi che prima ci hanno mandato un bellissimo messaggio, continuano a dirci che comunque siamo meravigliosi. Davvero, ma non è che hanno sbagliato radio. E sono Antonio e Roberta. Antonio quindi e Roberta, salutiamo di cuore, grazie. Forza Foggia, viva Foggia, Foggia forever. Anche grazie Spigna, ragazzi. Anche l'Ispigna. Va bene, parlavamo di musica e abbiamo scelto un brano di Eddie Grant, Mr. Eddie Grant. Lui aveva bellissimo. I capelli molto rasta. Tu sei un po' rasta, ti piace la musica di Bob Marley? Come no? Però questa non è Bob Marley, è un po' particolare. Eddie Grant era Gimme Hope Joanna, era un brano divertente che si usava anche molto spesso nei matrimoni giamaicani. Però ascoltate Eddie Grant, è proprio simpatico. Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. Give me hope, Joanna, hope,
Tiny Hop Johanna, che bello. Poi Johanna, chiaramente ce la dovevi dedicare a me, poi mi ha ricordato che anche Gigione ha fatto questa canzone cover, Johanna Minigo. Vic, mi dovevi dedicare quella di Gigione per farti perdonare, non questa. E non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo Gigione, salutiamo il Gigio Nazionale. Va bene, tanto il tempo scorre gradevole e lento, sempre qui presso la piscina, qui ad Ariano Irpino, la Tartaruga, Club La Tartaruga, c'è un bar fornitissimo, sì. Un caffè fantastico che ci hanno offerto poc'anzi i gestori, e intanto i bimbi e non solo giocano ancora in piscina e la gente va e viene, c'è chi si riposa e chi disturbiamo, però pian piano noi zitti zitti, tomi tomi. Big. Anzi, Ciccio, non dimenticare che i bambini ti hanno fatto una promessa. Sì, mi hanno ribattezzato Ciccio, perché? Che promessa? Ciccio, che ti butteranno giù dal trampolino. Oddio, no. Quindi stai attento quando giri là intorno. Bimbi, non lo fate, non lo fate, vi che prego. Che si rompe il microfono, non per altro. È per il microfono, poi vedreste una balena in acqua, non è carino. Visto che avevamo parlato di Eddie Grant, della sua capigliatura rasta, un po' giamaica, adesso vi parliamo di sua maestà, Mr. Bob Marley. Il brano in questione, lo amano tutti, è Could You Be Love, Bob Marley.
Ed era il grande one and only Mr. Bob Marley con i suoi Wailers. Stavo raccontando ai miei compagni di avventura oggi in radio quando sono andata nell'80 a vedere Bob Marley a Milano. E c'era quando siamo andati? C'eri anche tu? Non c'eri. Certo che c'ero pure io. Tu eri una bimba, eri una bimba. Io c'ero, ero un 17enne giù di lì. E la cosa bella è che... Ma come c'eri, Big? Ma non vi dico, ragazzi, io ve la racconto, ma a breve, quello che si può dire. Quel poco che ti ricordi. Ad aprire il concerto, pensate un po', c'era Pino Daniele, col suo nero grande a metà, fantastico, quando uscì Pino. Ma poi, quando arrivò Sua Maestà Bob Marley, arrivò con qualcosa in mano, che non si può dire, ma lo diciamo, con un tizzone in mano. E salutò tutta Milano, 80.000 persone eravamo lì. Io mi sono ritirato 3 giorni dopo, quindi posso raccontare. Hai ritrovato la strada di casa? Sì, ho ritrovato la strada di casa dopo 3 giorni, ero con dei compagni d'avventura fantastici, non ti dico, volavo invece di camminare, quindi avete ben capito di cosa stiamo parlando. Ed era lui, il grande Bob Marley, insomma. Lunga vita, per sempre, forever, lui ci sarà sempre, esisterà sempre Bob Marley. Con è i suoi immortale. E poi voglio dire un'altra cosa, sono stato pure in Giamaica dove ha registrato Bob Marley, quindi avevo un rapporto forte con Bob Marley, ho avuto un rapporto forte con la musica di Bob Marley, del reggae, insieme a Peter Tosh. Vabbè, questa era una parente, disse sì. Qualcuno. Sì. Vabbè, vogliamo andare avanti con la musica, cambiamo. Sì. Adesso vi porto in Down Under, ovvero sì, in Australia, c'era un gruppo, capitanati da Colin Haley. Ciao, chi sei? È Pier Francesco che è venuto a salutarmi, ha detto vieni a fare il bagno, ma non posso andarci. Dicevamo in Australia, Down Under, Man at Work, capitanati da Colin. Lui va a fare il bagno, ormai sono diventato il bagnino di questo posto meraviglioso, della tartaruga. Dicevamo Colin Haley con Down Under, Man at Work, right here, right now. Sandwich, and he said, do you come from a land?
Your Soul. Big, smettila di giocare con i pingui. Giocavo con questi palloni fantastici, giocare in piscina con questi palloni giganti, che bello. Intanto Down Under, Man at Work, Extended Version, ce l'abbiamo solo noi così. Giovanna, come stai? Ti sei divertita oggi? Tantissimo, però devo dire che sono anche un po' stanca. Sei stanca? Ma dai, che hai fatto? Ho fatto il bagno, ho preso il sole. È stanca perché ha fatto il bagno, hai capito Frank Ricca? Sì, stamattina si è data la pazza gioia. Arrivo io, mi fate lavorare come un nero nelle piantagioni della Louisiana, me lo ricorderò, sì, infatti. Lo ricorderò agli Annuzzo. Big, permettimi di salutare coloro che comunque stamattina ci hanno fatto compagnia qui a Cosmo Radio Taurasi, che certo, sono gli amici di Paolo Barrasso e Angelita Ciccone. Paolino e Angelita, che bello. Quindi grazie anche a loro che sono stati qui a Cosmo Radio Taurasi. Grazie a voi ragazzi, noi siamo quasi in chiusura, ancora un quarto d'ora, presumo, dopodiché vi abbandoneremo, vi lasceremo tranquilli, finalmente non ci ascoltate più. Vabbè, noi siamo un po' tristi. Ci ascolterete ancora stasera però, stasera. Picchi, eh? Stasera dove ci ascoltano? Stasera saremo a Grotta Minarda, al festone di Grotta Minarda. C'è quella famosa passeggiata degli artisti di strada fantastici con Vanni Moscaritolo capitanati, quindi vi aspettiamo al festone a Grotta in diretta, così potremo ancora continuare. Corso Vittorio Veneto. Emanuele è l'altro. Sì. Quindi andiamo noi, a Corso è Veneto Vittorio. Che ci hanno allo stradone principale di Grotta Minarda. Emanuele non ci parlava. Va bene, andiamo avanti con la musica, sì. Parliamo degli anni Ottanta. Vi ricordate di Boy George? Chi se lo ricorda Boy George? Boy George, quel personaggio strano, ambiguo in tutti i sensi, era particolarissimo. Insieme ai Culture Club ebbe una bella stagione, un 5-6 anni, diciamo, musicalmente parlando, veramente di grandi successi. Uno dei primi con il Culture Club fu proprio Karma Chameleon, che è fantastico ascoltarlo di nuovo questa sera a Cosmo Radio. One, two, three, four.
Ed era questa version di Come Chameleon, appunto Culture Club anni 80-90. Bene ragazzi, it's over, è finita per quest'oggi questa passeggiata insieme a voi, passeggiata negli anni 60, 70, 80 e 90. Vi dobbiamo salutare, siamo alla stretta finale. Franco, cominciamo con i saluti, dai. Allora, va bene, noi salutiamo di cuore veramente coloro che ci hanno ospitato oggi, ci hanno fatto sentire veramente a casa. Filippo, grazie Filippo di esserci, di grazie averci Phil. Ospitato. Grazie, grazie a Emanuel il bagnino, che non vedo nei dintorni, dov'è? Vabbè, dove sta? Dove sta? Non lo vedo io. Quello lì in fondo, ciao. Vabbè, ciao Emanuel, grazie, grazie. Io mi riposo. Allora, grazie alla signora Pina anche dell'ospitalità, grazie agli amici, allo staff della piscina Atlantide a Taurasi. Allora, Aniello, grazie, grazie a Pasqualino, all'altro bagnino Antonio, non so se ci sta, però lo salutiamo comunque. Quindi grazie di aver fatto questa diretta streaming a Taurasi, grazie a tutti gli amici bagnanti sia a Taurasi che qui, che sono intervenuti alla piscina La Tartaruga e che ci hanno sopportato. Esatto, da stamattina. Speriamo che non siamo stati noiosi, ecco. Un po' siamo stati noiosi, ma a noi ci piace essere noiosi, perché d'estate la noia è bella. Certo. Un ringraziamento agli amici, come ho detto prima, Paolo Barrasso, Angelita Ciccone, Davide Iannuzzo, lo dobbiamo salutare, l'ho detto già. Vogliamo ricordare che stasera siamo a Grotta Minarda. Sì, siamo a Grotta Minarda, al festone di Grotta Minarda, dalle ore 21 in diretta su Cosmo Radio Taurasi. Mi raccomando, www.spreaker.com/user/Cosmo Radio Taurasi è il link per poterci ascoltare. Un suggerimento per i nostri radioascoltatori. Sì. Io solitamente vado su Facebook e seguo direttamente il link che trovo sulla pagina. Però lo diciamo, dai, era per perdere 10 secondi, dai. No, è una cosa in più, scherzo, è più semplice. Dai, sì. A quelli tecnologici c'è lo slash che è importante. Se non dici slash non va bene, non suona bene. La pagina appunto di Facebook di Cosmo Radio Taurasi. Ricordiamo Big e chiudo che al festone saremo anche domani, però quindi domani, sì, vengo anche a domani. Con te, soprattutto con te stasera, scusami, veramente ultima, ricordiamolo perché è doveroso, ci sarà il buon Cosimo Fucillo. Ciao Cosimo. E ecco lui, Arturo Capone. Non so che cosa succederà stasera, però vabbè, ascoltateci e lo scoprirete, come il dice leggendario Cape One, così lo chiamo adesso. Infatti, Cape One Capone. Domenica invece ci sarà uno che si chiama Big Wave, non so, ci sarò io, ma in non lo arte so. Ciccio non lo so, è la coppia che scoppia, Chiara e Marciano. Ah, Paola e Chiara. Scatta l'applauso. Paola e Chiara. Va bene ragazzi, è proprio finita, vi la salutiamo con l'ultimo brano, salutando cosmicamente tutti voi da questa isola felice. Mi sembra di essere qui nel Madagascar, invece siamo ad Ariano Irpino, alla Tartaruga. Vi salutiamo con un brano degli anni 80. Sì. Toto, Africa. Ciao. Arrivederci. Ciao.
dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.